Jean, c'è qualcosa che non va? No, mamma, non c'è niente che non va. Stavo solo guardando l'università. Da grande vorrei studiare lì anch'io. Che ne dici, mamma? È molto bello il tuo desiderio, tesoro. Ti piacerebbe seguire le orme dello zio Abel e studiare all'università prima di diventare un soldato, vero? Sai, anch'io vorrei che tu studiassi lettere da grande. Però prima di ciò dovrei fare l'apprendistato per entrare nell'esercito, come fanno tutti i ragazzini di 13 anni. Tuo padre vuole che diventi una guardia, Gina. Non può sfuggire alle sue decisioni? Non puoi. Mamma! Non puoi. Ma che? Non puoi. Non puoi. No. Era solo un sogno. Lei non direbbe mai quelle cose. Jean, abbiamo visite! No. Jean, sembri sconvolto. Ti ho per caso svegliato? No, non preoccuparti. Dimmi pure. Oh, bene. Il tuo superiore Shane ha chiesto di te. È sotto che ti aspetta. È davvero una bella donna, comunque. Sai, dovresti provarci. Vado a preparare il tè. Come? Che ci fai a casa mia? Che ci fa lei a casa sua? Dovrebbe essere in servizio. Mi faceva ancora male la mano, tutto qui. Povero tesoro. Se sei venuta qui solo per dirmi questo, allora hai sprecato energie. Il che non è da te. Non ho sprecato energie. Sono venuta personalmente a comunicarle che il congresso è andato a buon fine. Il maggiore Shaina si occupa di supervisionarmi. Questo perché l'elite che comanda l'esercito contro i mostri è molto sospettosa. Il governo ci ha dato il permesso per supervisionare nuovamente la zona di Oldmess. Dato che nell'ultima spedizione ha testimoniato di essere stato vittima di un'aggressione assieme al soldato Fred. Il nostro superiore, il ministro politico McQueen, ha comunicato che è importante non tralasciare alcun dettaglio. Se quel giorno lei è stato aggredito da dei mostri, è più che probabile che a Oldmess si nascondino ricercati, nonostante quella fosse considerata un luogo tranquillo. In poche parole, invierò lì una pattuglia che possa portarci delle prove concrete. Prove concrete? Che intendi? Qualsiasi cosa. Denti, squame, la lingua, la testa di un ricercato. Il consiglio vuole vederli con i propri occhi. E allora perché mandi loro? Lei è tornato ferito dalla spedizione, ma la sua ferita è provocata da un'arma bianca comune, un coltello. Ciò li ha portati a pensare che l'abbia aggredita una persona e non un mostro. Cosa? Seriamente, quello che ho visto io non è una bugia. Cosa sei venuta a fare? Solo per dirmi che non mi credono. Cosa suggerisci allora? Voglio andarci io. Io voglio portarvi le prove. Perché io ho visto quel mostro. Aspetti un momento, soldato Jim Martin. Vi avevo incaricato solo di supervisionare, ma siete stati aggrediti. Se la sente davvero di tornare in quel luogo con una mano del danno? Non so Fred, ma io sì. Capisco, se mi guardi in un modo così serio, allora. Va bene, ci andrà lei. Mi porti la testa del mostro che vi ha aggredito. Finalmente, lo show sta per cominciare. Una funzione algebrica, ricapitolando, può essere classificata come razionale intera o polinomiale, se espressa mediante un polinomio, ad esempio y uguale 2x più 3. Ehi là, certo che anche tu te ne fai di dormite in classe? Grazie a che la signorina Chloe era troppo presa dalle funzioni algebriche, altrimenti sarebbe finita male. Sì,
Penso proprio di sì. A proposito, Lian, tu hai sentito di quello scontro tra Disma e un umano nei dintorni di Old Mess? Cosa? Stai bene? Non è messo male, ha solo un cerotto in più in faccia. Non mi hai detto se sono morti? Sono morti quei soldati? Non lo so, non ho guardato. Ce ne siamo andati subito. Ma a te che te ne importa? Uffa, neanche uno. Ehi, Disma. Com'erano fatte le guardie? Beh, avevano le divise. No, intendo... Ti ricordi il volto di uno di loro? Ah, sì, mi ricordo abbastanza bene il viso di quella che voleva uccidermi. Fox, per caso sapresti visualizzare la mente di Disma con i tuoi poteri e disegnare quel volto alla lavagna? Oh sì, sembra divertente! Proviamo! Cosa? Ehi! Smettila di fissarmi così, mi metti a disagio. Fa parte della tecnica. Ok, ce l'ho. Ma dai, di già. Fammi solo tracciare qualche linea. Beh, che ne dici, Disma? È il tuo uomo? È uguale, è davvero lui. Si può sapere a che cosa ti serve vederlo? Ho solo un brutto presentimento. Donarti all'oblio il vuoto che mi hai lasciato tu, oh blasfemia, una dolce